È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buonasera Alberto Pucci e benvenuti a Genoa-Bologna, partita valevole per la settima giornata di campionato. Genoa-Bologna comincia in questo istante. Ancora Ricci, Rosi. Arriva il cross nella zona di Pellegrini che sporca il pallone, dietro per Veloso, la batta di Veloso. Blocca terra Mirante, primo squillo del Grifone al minuto numero 13 con il sinistro di Veloso. Se ne va il Trens, alza la testa, vuole il cross. Cross che arriva dalla parte opposta, Petkovic! La spara in bocca a Perin, occasione colossale per il Bologna di Donadoni. Palacio largo sulla destra, si getta dentro Petkovic, si getta dentro anche Verdi. Palacio lascia lì il difensore, la palla nel mezzo, Verdi non tocca, sfiora soltanto il pallone. Occasione Bologna al 26esimo. Cofì, palla dentro, Ilander allontana solo per un attimo Palladino, lo scarico dietro, Veloso prova a calciare. Il sinistro del portoghese trova anche una deviazione. Quarto giro dalla lunetta per la squadra di Juric. Tutto pronto per la ripresa che comincia in questo istante. Va incontro ancora Poli, che del 1-2 con Verdi. Palla che non torna a Poli. Verdi prova la conclusione. Perin si ritrova il pallone sul braccio sinistro dopo una deviazione ed evita il vantaggio del Bologna. Juric che ancora un cambio di disposizione, attenzione a Palladino, prova ad entrare nell'area di rigore. Palladino prova il gioco di gambe, mette nel mezzo, la conclusione di prima intenzione di Ricci, palla alta sopra la traversa, Genoa a pochi centimetri dal vantaggio. Lasovic prende la linea di fondo, arriva il cross, poi il tocco, il miracolo di Mirante, ancora Genoa, Veloso, Mirante! A dire di no per due volte, clamorosa doppia occasione per il Grifone. Palacio che scatta, posizione regolare, Palacio, area di rigore, Palacio! Bologna in vantaggio, il gol del Trenza, Rodrigo Palacio. Non esulta per rispetto dei suoi ex colori, dei suoi ex tifosi. Galabinov si gira bene, poi trova Palladino, la palla nel mezzo, Pandev di prima intenzione, blocca terra Mirante. Alza la testa, vuole il cross, cross che arriva, colpo di testa col pallone che termina sul fondo, ci ha provato Galabinov. Triplice fischio finale, Rocchi dice che può bastare così, il Bologna vince a Marassi 1-0 con il gol arrivato nel secondo tempo al minuto numero 28 di Rodrigo Palacio.